Il diabete è tra le patologie croniche più diffuse e impattanti. Si stima che colpisca il 6,8% della popolazione italiana, pari a circa 4 milioni di persone, con costi considerevoli per il sistema sanitario nazionale, 3.500 euro all'anno per paziente. Non esiste nessun'altra malattia in cui è fondamentale il contributo della persona con la malattia alla gestione della cura. Per curarsi bisogna capire bene, ad esempio, quanto impatta l'alimentazione, quanto impatta l'attività fisica, quanto impattano le medicine, le iniezioni di insulina, per chi si fa iniezioni di insulina, sulla glicemia, e un sensore glicemico fornisce queste informazioni in tempo reale. Grazie alla recente introduzione nel mercato di nuovi device, i sensori glicemici, che monitorano costantemente il glucosio nel sangue, è significativamente migliorata la presa in carico e la gestione dei pazienti. Sono molto facili da posizionare, pescano con un piccolo capillarino dal liquido interstiziale e misurano le concentrazioni di glucosio. E lo misurano in continuo nel corso della giornata, per cui sono uno strumento estremamente utile per far capire al paziente l'andamento della propria glicemia. L'obiettivo di istituzioni regionali e nazionali è definire le linee guida che consentano di garantire in tempi rapidi l'accesso a tutti i diabetici a questi dispositivi di ultima generazione. C'è una delibera del 2017 che prevedeva una commissione e quindi l'istituzione di un tavolo che, grazie anche a nostre sollecitazioni, è stata fatta e costituita con delibera del 2 agosto, con decreto del 2 agosto di quest'anno, e quindi a seguito di questa dovranno rivedere un po' tutte le linee guida, soprattutto anche per dare la possibilità ai veneti che sono coinvolti di avere queste tecnologie innovative che possano valutare la glicemia in tempo reale. Il costo può diventare molto rilevante per una regione nel momento in cui si tratta di fornire, senza fare discriminazioni, questi strumenti a tante persone, per cui a un certo momento ci sono delle regole per cui i sensori possono essere prescritti solo in determinate condizioni cliniche, che fra l'altro spesso sono diverse da regione a regione. Certe barriere dovrebbero essere abbattute nel momento in cui viene dimostrato che c'è un beneficio clinico tangibile, per cui pazienti più controllati, pazienti che sanno più come gestire la propria malattia.